Il cibo a Bologna è molto più di carburante per il corpo, ma un rito collettivo che va consumato con opportuni crismi ovunque e dovunque. I 666 archi del portico di San Luca collegano l'omonima cattedrale a quello che potremmo considerare il tempio dello stare insieme bolognese, lo Stadio Dall'Ara. Qui gli ultras del buon gusto hanno trasformato il sandwich da stadio in un piatto gourmet dedicato all'avversario di turno. Oggi purtroppo la squadra di casa gioca in trasferta e così sono stato invitato a guardare la partita a casa di uno di loro. Di solito l'angorino a metà partita veniva fuori a tutti e quindi in curva a fine primo tempo si apre la coccolina e è sempre a tema con l'avversario. Un giorno mi sono messo a scrivere un post per raccontare questo e poi questa cosa è diventata virale. È arrivato fino a Repubblica Bologna che ci ha messo in prima pagina. Il nostro nome è DSP, sta per Dadoni sempre presenti. Ultras del buon gusto. Dado può significare anche fratello. E oggi abbiamo fatto le sagne alla ciociara, l'ho imparata appositamente per la giornata, con i fagioli, che si fa questo sugo, con il guanciale, il pomodoro, eccetera. È vero che a Bologna il cibo è super importante, però perché è un momento di condivisione, si sta insieme. No! Io prima non ero una persona assolutamente che andava allo stadio, tifava, ma non ho mai sentito parlare di persone che si portano dentro allo stadio il prodotto da assaggiare tutti insieme. No! Merlino! Merlino! Non tutti quanti magari sono pronti al nostro modo di scherzare. Siamo molto legati, ma siamo anche molto taglienti fra di noi, ecco. E quando ormai non ci speravo più, fa il suo ingresso Chef Piotri, l'inventore della coccolina da stadio. Arena Piotri sempre insieme a te, comunque vada, devi sapere che noi non ti lasceremo mai da sobrio. Tu sei uno chef? Ma che no, io sono un medico. Anzi, un medico di laboratorio, però no. Tutti mi avevano detto, arrivo lo chef, ero convinti se tu facessi il cuoco. No, io sono un medico, sono cresciuto in Veneto, sono venuto qui per l'università e mi sono innamorato subito di Bologna, ma subitissimo, cioè ho capito subito che sarebbe stata la mia città. È difficile da spiegare, si sta bene, le persone fanno la differenza. È capitato che uscissimo dallo stadio senza sapere quanto era finita la partita.